Saluto a voi e ben ritrovati nel vecchio mondo. Siamo qua con un tutorialone per la Norsk, una fazione definita dall'abuso di asce per i zombie nonostante il clima gelido e soprattutto zanne. Perché ho scelto la Norsk? Non lo so, può essere perché sia uno degli eserciti che mi diverto di più a utilizzare, uno di quelli che conosco relativamente meglio, può essere perché col caldo a me viene voglia di tornare un po' in questi panorami primordiali ghiaccianti e avvolgermi nel crime puzzolente di mammut. Mettetela come volete. Sicuramente la Norska è una fazione più che interessante. Nella lore del gioco siamo in questa regione leggermente, vagamente, non neanche tanto sottilmente fallica. Praticamente è un luogo del cacchio pieno di montagne, l'economia è praticamente ridicola. Sì, ci sono dei bei fiordi, ci sarebbero delle possibilità turistiche in un mondo dove però la guerra è tutto e la coltivazione è quello che non è guerra. Allora capite che stare qui nella Norska non è tanto bello. Le popolazioni umane che ci si sono rifugiate, sono state cacciate, quelle sì che sono dei bei posti, dalle terre dell'impero, da Sigmar, uno che di Norsman ne sapeva abbastanza, cappello lungo, muscolo teso, cervello da roditore, però insomma ha martellato i seguaci dei poteri oscuri e molte tribù sono fuggite dalle belle terre meridionali per arrivare lì. Questo li ha fatti un po' rosicare di brutto, sono abbastanza incacchiati, si sono votati agli dei oscuri anche se li adorano con un certo distacco e hanno cambiato i nomi, insomma, perché dire che adorare Nargol, Korn, Sinch pareva brutto, allora hanno cambiato un pochino i nomi, ma sostanzialmente sono dei fedeli campioni dei guerrieri oscuri, dei poteri perniciosi. Qua ci sono tutte le loro varie tribù e sul campo di battaglia si comportano come una massa feroce, un'orda che va avanti, schiaccia, distrugge, massacra qualsiasi cosa. Allora, visto che a me gli eserciti belli, aggressivi, belli, cattivelli piacciono, io però non ero sicurissimo di andare a dire tutte le cose corrette, mi sono rivolto al mitico Ronin del clan XMT, un giocatore che è main Norska, attivissimo nei tornei, un sacco di vittorie a destra e a sinistra, sicuramente gioca in Normanni molto molto meglio di me e mi sono fatto dare qualche consigliuccio. Come al solito questo tutorial sarà principalmente su come usarli sul campo di battaglia e soprattutto su come usarli in multiplayer, che è la parte che ci interessa un pochino di più qua nel canale Von Arcadius & Friends. Però se voi giocate principalmente campagne dovreste trovare comunque qualche bel consiglio per voi. Allora andiamo subito a vedere quali sono un po' i vantaggi di questa fazione. Il gioco rispetta molto bene quella che è la loro, cioè un gruppo di selvaggi culturisti che sono appena usciti in palestra, hanno scoperto che nonostante fuori faccia meno 40 che gli hanno rubato tutti i vestiti, quindi sono abbastanza incacchiati. È una rush faction, questi mirano a correre più velocemente in faccia al nemico, massacrarlo ancora prima che questo capisca che cosa sta succedendo, quindi dovete essere dinamici, veloci, non avere mai niente di fermo, soprattutto i vostri bestioni devono muoversi qua e là. Questo sì, è complicato fare incudine e martello perché siete una rush faction, tutto sta andando avanti, tutto sta travolgendo, dovete immaginare più che altro di essere una punta di lancia che attraversa le formazioni nemiche e semina morte e distruzione, e sfruttate la combinazione di fanterie e mostri per fare veramente veramente male. Di contro avete poche alternative tattiche, se volete avete poco tiro a corta distanza, buona qualità, giavellotti e asce da lancio sono abbastanza cattivi, però insomma non avete il range di archibugi e balestre. Avete pochi maghi ma buoni, nel senso che hanno delle belle sinergie con il vostro esercito. L'unico problema in multiplayer soprattutto è che le vostre opzioni tattiche sono un po' limitate, quindi difficilmente riuscirete a prendere di sprovvista l'avversario. Di solito affrontate qualcuno che conosce molto bene, sa già che cosa state andando a fare, quindi fate una cosa molto bene, caricate a testa bassa e massacrate qualsiasi cosa, però questo vi lascia un pochino ovvi sul campo di battaglia. Allora io riprendo fiato, metto un attimo in pausa e andiamo a vedere direttamente il roster assieme. E partiamo proprio coi comandanti, coi vostri lord, con chi vorrete portare, diciamo, alla testa dei vostri predoni, alla testa dei vostri mostri sul campo di battaglia. Avete pochissime scelte, avete soltanto di fatto tre lords. Io vi ricordo che in multiplayer si gioca sempre a 12.400 monete d'oro, nei tornei ci sono delle limitazioni specifiche, ma la maggior parte delle volte probabilmente giocherete soltanto con lo unit caps attivato. E come al solito avete soltanto due fazioni, ma le sub fazioni non si portano a meno che
che non ci siano delle unità speciali legate a quel tipo di fazione. Ad esempio, non lo so, mi viene in mente i follower of Nagash, che hanno quel misto di unità Conti Vampiro e Re dei Sepolcri, oppure i Nagarit per quanto riguarda gli Alti Elfi. Con la Noska avete la fazione principale, solo Noska per la semplicità, e poi Winter tutto Dente d'Inverno, che però vi limita le scelte, nel senso che potete portare solo Trog come Lord leggendario e non avete nessun altro vantaggio, quindi multiplayer evitatelo tranquillamente. Questa cosa di andare sul semplice tenete alla mente perché è la chiave del successo per la Noska. Allora, avete, come vi dicevo, tre Lord, l'economico abbastanza cheap Marauder Chieftain, il capo dei predoni, può stare a piedi, su cavallino, su carro o su mammutone. Allora, è abbastanza molto, direi, cheap. 933 punti per un Lord appiedato non è affatto tanto, però se vedete le caratteristiche non è granché. Non ha tanta armatura, ha uno scudo di bronzo che è già qualcosa ma non è bellissimo, un discreto attacco, una discreta forza dell'arma, ma per il resto è una soluzione molto molto cheap. Rischia di perdere il confronto contro la maggior parte dei lord delle altre razze, quindi spesso e volentieri si lascia a casa. Su cavallino, di nuovo, rappresenta una soluzione abbastanza cheap. Su carro può essere un peletto più interessante, sempre nell'ottica di non andare a spendere tanto, perché il carro costa solo 400 petecchioni d'oro e si porta dietro lo scudino, una buona armatura. Vi faccio notare però la difesa particolarmente bassa, sopperisce un po' col bonus di carica e con la forza dell'arma e danni penetranti, bonus contro la fanteria, quindi diciamo è un buon lord su carro, ma sempre nel reame del chip. Su mammutone è decisamente più interessante, un sacco di punti vita, 10.000, davvero difficile da battere, buona armatura, caratteristiche da mostrone, quindi interessanti, sempre dedicato antifanteria. Non si porta tanti oggetti, non si porta tante abilità, abbiamo la pozione dell'ardimento che aumenta il bonus di carica e lo rende irriducibile, carina, poi costa 69 birichini della Creative Assembly, però si porta soprattutto la ascia fiammeggiante di Cormac per aumentare l'attacco di base, soprattutto l'attacco corpo a corpo di 9. Interessante, costa relativamente poco, ma adesso vedremo, ci sono altre cose molto più belline. Poi Fight or Die per buffare un po' le truppe vicine, renderle più spaventose in corpo a corpo ancora di più e aumentare la disciplina, e soprattutto cerca nemici. Diciamo, questa è la versione cheap di quello che invece è il più amatissimo di tutti i lord della Noska, che ovviamente è il buon Wulfric, il sosia di Ragnar Lothbrok. Qua lo possiamo mettere di nuovo a piotte, su cavallino, su carro o su mammutone. Allora, a piotte picchia meglio del capo tribù, però ha soprattutto più armatura e lo scudo d'argento, quindi è un lord discretamente tankoso. Da lord dovrebbe essere un ammazza campione, un cacciatore, uno sfidante eterno, infatti ha duellista come caratteristica, però non ha tantissima forza dell'arma, cioè, o meglio, 490 è buono ma non ha tanti danni penetranti, che significa che potrebbe faticare contro dei lord veramente picchiosi. Sono mandate contro un Tyrion, ad esempio, contro un Malus o contro un Karl Franz, ecco, non sarà, contro Archon, contro Gringor non sarà cavarà benissimo, quindi è un lord, se lo mettete a cavallo, abbastanza veloce, 78 di velocità, è buono, va in giro dove deve andare, vi aiuta, vi sostiene il combattimento, non andate proprio a caccia dei lord picchiosi, magari andate ad ammazzare un paio di maghi, quello sì. Avete il carro dei predoni, di nuovo ottima antifanteria, tra l'altro picchia particolarmente bene, 48 di attacco su carro per un lord, per un personaggio è davvero davvero tanto, 100 di armatura è molto buono, con tutte le cose da carro solite, e però di solito si porta, diciamocelo, su mammutto, perché è bellissimo il mammutto, cioè non c'è motivo per non mettere almeno un mammutto con la Noska. È un bestione con 10.000 punti vita, voi direte sì, è grande, grosso, non riesco a schivare i colpi, sì, ma che ve frega, ci avete 10.000 punti vita, ci devo scaricare tutti i proiettili dei miei archibugi per riuscire a far fuori questa cosa, cioè andate abbastanza sereni col mammut, diciamo. Picchia come un disperato, 38 di attacco corpo a corpo è particolarmente alto per un bestione del genere, 525 di forza all'arma con la maggior parte di penetranti, 34 di bonus contro la fanteria, significa che farà a pezzi tutte le truppe di fanteria del nemico. È inteso per essere un super carro armato, quindi tenetelo sempre sempre in movimento. Ci portate dietro la spada di Torghal per aumentare un po' il danno base della forza dell'arma, non male, di solito si porta, è talmente buono, costa perché 3037 petecchioni d'oro costa, però è talmente buono da picchiare piuttosto bene anche un drago, quindi su mammut
È un'ottima, oh, con ottima cosuccia, soprattutto sono queste abilità. Allora, Fight or Die l'abbiamo già vista, va bene. Potete anche a volte toglierla e risparmiare qualche punticino. Foe Seeker, cerca nemici, io ve lo consiglio, non è tanto per il 24% di velocità, quanto piuttosto per il vigore. Il vigore, quando le vostre truppe sono stanche, combatteranno meno efficacemente. Voi volete far sì che il vostro Wulfric picchi bene tutta la partita, quindi questo è sempre molto bello. Però ha cacciatore di campioni, meno 48% di velocità, meno 30 di armatura, soprattutto meno 40 di difesa corpo a corpo. Lo lanciate su un lord, un eroe nemico, dura 24 secondi, il lord deve essere a 100 metri. Questo meno 40 di difesa corpo a corpo è essenziale. Dicevamo, base a cavallo o piedi non è spaventoso, ma su mammut inizia a picchiare davvero forte. Se voi abbassate di 40 la difesa corpo a corpo del lord nemico, lo abbassate talmente tanto che dovreste riuscire a fare dei bei danni anche con solo 38 di attacco. Quindi usatela, abusatene anzi, e picchiate durissimo. E poi avete Sifeng. L'evocazione della barchetta è praticamente un pendolo di penombra che in più rallenta pure l'avversario e può tranciare una unità di fanteria bella schiacciata lì. Lasciatelo, rilasciate la barchetta sulle prime linee quando siete in corpo a corpo, oppure provate a usarla quando il vostro nemico è distratto per segare gli arcieri. Insomma, il tandem generalmente è tra Wulfric e il mago d'ombra. Doppio pendolo, Sifeng e pendolo di penombra, e bram, in un colpo solo. Tipo le porte del supermercato tranciate in due, il bambino urlante che voleva scappare congelato, e fate a pezzi la frontline nemica. Quindi questo sicuramente è un bel lord cattivello. Avete poi Trog. Trog lo portate principalmente perché è carismatico, puzza a buon senso dell'autoironia. Mi sento molto affine, puzza a parte, ma carattere sicuramente sono abbastanza troghesco, però. Insomma, avete di nuovo Foe Seeker, che può essere interessante. Avete il vomito copioso, che non serve un caspio, però diciamocelo, chi non vorrebbe vomitare in faccia a un prescelto del caos? E poi avete di nuovo Fight or Die. Questo, mentre Wulfric è l'antifanteria per definizione, soprattutto su un mammutone, fa un sacco di male alle fanterie. Questo è un ammazza mostre. Avete un bel bonus contro i bersagli grandi. Le caratteristiche di base sono notevoli: tanta forza dell'arma, tanti danni penetranti, 60-50 attacco e difesa. Non è male. Fate attenzione perché, ok, siete belli pieni di punti vita, avete rigenerazione, però avete anche poca armatura, quindi Trog è abbastanza resistente, ma se il vostro avversario ci concentra un po' di buoni attacchi sopra, potrebbe andare in panico, potrebbe andare giù abbastanza velocemente. Avete però la corona del dente d'inverno, che è abbastanza interessante come oggettino. Lo rende un po', soprattutto, molto simpatico se lo portate con i troll, che non sono generalmente molto disciplinati. Rende per 24 secondi le unità, gli alleati a 40 metri irriducibili, quindi vi garantirà che i vostri troll saranno lì a combattere insieme al loro re per un pochino di più. Dovrebbe essere la nemesi di Gotrek, vi sconsiglio di mandarlo contro Gotrek se non lo volete vedere fare una bruttissima fine. A questo punto devo muovermi perché sennò vado troppo lungo. Mettiamo di nuovo in pausa e andiamo a vedere gli eroi che potete portare sul campo di battaglia. Ed introdotti da questo simpatico maghetto Norsman, andiamo proprio a vedere i vostri lanciatori di incantesimi. Abbiamo già visto che non sono particolarmente numerosi, avete poca magia a vostra disposizione, ma avete quasi tutto quello che vi serve. Allora, per iniziare dagli stregoni umani, potete portare lo stregone della morte, quello del metallo e quello del fuoco. Tutti gli stregoni si portano le stesse abilità e gli stessi oggetti, quindi potete metterli o su cavallino o su carro, 500 petecchioni d'oro sul carro. Però non è male, comunque è abbastanza mobile, è bello corazzato, un bel po' di punti vita, bonus contro la fanteria, che vi ricordo si somma sia all'attacco che alla forza dell'arma, quindi arriva a un 56 di attacco contro la fanteria con un bel bonus di carica. Insomma, il vostro maghetto sul carro può farsela, può vedersela anche con le migliori fanterie dell'avversario. Come al solito è un carro, tenetelo sempre in movimento. Avete poi come oggettini una pergamina per diminuire la ricarica diciamo del mana dell'avversario. Avete la pergamena del potere per diminuire la ricarica delle vostre abilità, quindi per lanciare gli incantesimi un po' più velocemente. E poi, a me non dispiace la pergamena di protezione, perché questo più 22% di resistenza e danni lo potete usare una volta sola, però dura 60 secondi quasi, 57. Insomma, può aiutare o il vostro mammut preso di mira da qualche cosa cattiva dall'avversario, oppure lo stesso mago a uscire da una situazione abbastanza bruttina. Cosa portare? Fate attenzione perché non avete nulla per aumentare la vostra ricarica magica, quindi avete
pochi, comparativamente pochi eventi della magia a disposizione. Allora, la morte può essere interessante se mirate a o a sfruttare come al solito il terror bombing, quindi a portare dov'è? Eccolo qua, Doom and Darkness, lo potete lanciare overcastato, quindi schiacciando due volte per abbassare la disciplina all'unità ad area. Potrebbe essere una cosa simpatica, se no generalmente si porta col fatto di B1 per aiutare a gestire qualche unità cattivella e poi con Spirit Lich per andare a caccia di maghi e droni nemici. In questo caso magari con un simpatico Wulfric su cavallino può essere interessante. Avete lo stregone, ecco che sono come al solito, faccio pasticcio, avete lo stregone del metallo, che non ha delle magie particolarmente spaventose per aiutarvi sulla frontra e non ha il volto ardente, il pendolo di penombra o il fato di B1. Vi sconsiglio come al solito di utilizzare i vortici che in multiplayer non sono particolarmente efficaci e visto che non avete modo di ricaricare facilmente il vostro evento della magia vi sconsiglio anche trasmutazione finale. Però queste prime due magie lo rendo molto poco costoso, solo 700 monete d'oro, però potete portare la piaga della ruggine per diminuire l'armatura e soprattutto il bombardamento. Queste due magie insieme vi aiutano parecchio a gestire la cavalleria, che è uno un po' dei punti deboli, diciamo, della fazione della Norsca. Perché? Perché avete dell'antilarge abbastanza buono, Langeri, io sto pensando soprattutto ai Pelelupo, tutte unità con dei bei bonus contro i bersagli grandi, ma pochi danni penetranti. Quindi a diminuire l'armatura vi aiuta un pochettino. E il bombardamento Destino Ardente fa sempre abbastanza male alle cavallerie. Se non siete contenti, non siete soddisfatti di questi due, potete portare sia il mago del fuoco che soprattutto i Fimir. Allora, il mago del fuoco, tutti i soliti pregi e vantaggi del fuoco, ma avete i Fimir che costa di più e con lo stesso vento della magia. Quindi questo qua io direi che lo mettiamo subito da parte. Allora, i Fimir sono dei bei bestioni, hanno più punti vita, picchiano molto di più con 400 di forza all'arma e un bel po' di danni penetranti. Sono anche discretamente corazzate, hanno questa simpatica abilità dalla nebbia che se volete potete togliere per 45 denari, ma quasi quasi lasciatecela, che vi rende un po' più resistenti ai danni da tiro, scusate, e soprattutto avete condotto arcano, quindi avrete un sacco di energie magiche, in più potete usare le vostre magie molto molto più spesso. Il fuoco è bellino come al solito, palla di fuoco, volto ardente, contro le fanterie poco corazzate è molto bello, però forse, e dico forse, il mago Fimir dell'ombra è veramente la chiave della vostra strategia. Potete portarlo togliendo spume e specchi e lasciandoli soltanto nemico debilitato e pendolo di penombra, costa relativamente poco. Avete condotto arcano, utilizzerete le vostre magie un sacco e vi aiuterà tantissimo. Pendolo di penombra insieme alla vostra barchetta di Wulfric farà a pezzi la frontera nemica, quindi basta una sana pendolata e poi una Sifeng e la frontera nemica verrà smaciullata completamente. Se non volete lanciarlo sulla frontera, questo è il grosso dilemma, diciamo, dovete capire bene quando e come utilizzare questa abilità, potete anche lanciarle sui lancieri che sono subito dietro la frontera, quindi al cuore dello schieramento nemico per segare quegli archibugieri, quelle sorelle dell'Avaron che stanno tempestando i vostri mostroni, è comunque quasi sempre impagabile. Per tutto il resto c'è nemico debilitato a questo punto, meno 24 di attacco, meno 24 di difesa, di nuovo sinergizza benissimo col vostro Wulfric su Mammut. Vi faccio anche notare che come tutti i Fimir avete sia attacchi magici che la rottura dell'armatura, quindi diminuite di nuovo l'armatura dell'unità bersaglio e aiutate le vostre truppe di fanteria leggera, di solito potente ma senza tanti danni penetranti, a essere molto più efficaci. L'ultimo eroe che potete mettere è l'eroe Pelle Lupo. Lui è una bella bestiolina, è abbastanza costoso, così liscio non gli ho lasciato le abilità, non gli ho messo neanche un oggetto e del resto c'ha soltanto la pozione di velocità, che non è granché, costa comunque 1615 monete d'oro. È un ottimo cacciatore di mostri, è veloce 65, è abbastanza corazzato, 420 di forza dell'arma, maggior parte penetrante, 36 di bonus contro i bersagli grandi, 45 di attacco, insomma dovete usarlo per andare ad ammazzare i mostri avversari. È abbastanza costosetto e non avete un Lord Mago. Io però no, insomma, ve lo consiglio, se volete provarlo non mi dispiace vicino a Trog, anche Trog è un buon anti-large, insieme faranno sicuramente molto molto male. Si porta poi come abilità molto bellina questa abilità unica Ruinous Flash, che rende più corazzate e più resistenza al tiro alle unità nemiche. Non è tanto sensato con la fanteria, però se lo mettete vicino ai suoi Pelle Lupo, magari ai Pelle Lupo corazzati, allora inizia a diventare una cosa molto molto interessante. Di nuovo adesso io ripiglio frato, metto a pausa e andiamo ad esplorare insieme la fanteria della Norsca.
Dunque, abbiamo parlato di Nosca come fazione Asce per i Zomini e Zanne. Qua non abbiamo le Zanne, ma Asce per i Zomini ne avete quanti ne volete. Allora, la fanteria della Nosca è generalmente leggera, ma arriva con tanti diversi sapori e gusti in fatto di predoni, berserker, campioni, insomma, chi più ne ha, chi più ne metta. Si parte dai predoni normali, che costano relativamente poco, fino ai predoni campioni d'elite con grandi armi e buone corazze. Tutte però queste unità hanno in comune questa simpatica meccanica, ce l'ha anche Wulfric, ce l'hanno anche i predoni, insomma gli eroi, i lord umani come Wulfric, hanno tutte questa meccanica che è Rage. Allora, come funziona? Si attiva ogni 45 secondi, avete degli step, dovete rimanere in combattimento per attivarla, quindi diciamo dopo i primi 45 secondi di combattimento la vostra unità assume più 8 di disciplina, dopo altri 45 secondi a questo più 8 di disciplina si somma anche più 11 di resistenza fisica e dopo altri 45 secondi si somma anche più 5 di attacco corpo a corpo, quindi più passa il tempo e più le vostre truppe sono un po' più resistenti, la resistenza fisica vi diminuisce i danni normali, non magici, combatteranno meglio e saranno un pochino più coraggiose. Questo perché? Perché la Nosca generalmente è una fazione appunto rush, tira a sfondare le linee nemiche il più velocemente possibile, non è proprio adatta a un combattimento prolungato, questa meccanica di rabbia vi aiuta un pochettino. Allora, avete i predoni normali che arrivano con lo scudo, con la lancia o con le grandi armi, sono piuttosto buoni per quello che costano, le grandi armi sono un pochino più offensive, ma fate attenzione perché 20 di difesa è veramente veramente molto basso, a me non piace tantissimo come unità, pagate un pochino di più per fare qualche danno penetrante in più, ma subite delle perdite orrende, soprattutto siete senza scudo, la maggior parte delle unità della Nosca sono abbastanza vulnerabili al tiro, quindi avere magari una semplice linea di predoni molto economica con scudo che può beccare le prime salve di tiro dell'avversario può essere utile. Vi ricordo che come al solito lo scudo difende, vi difende sul tiro leggero, quindi archi, balestre, archi bugi e ricevuto frontalmente del 35%. L'idea qual è? I predoni aprono una strada e poi vengono seguiti dai berserker in perizomino, così evitano di farsi impiombare dal tiro avversario. I predoni lancieri sono una condizione abbastanza buffa, per essere dei lancieri non sono neanche malissimo, hanno un discreto attacco, discreta bonus contro i bersagli grandi, costicchiano, non hanno né tanta armatura né nello scudo, quindi io non ne metto moltissimi. I lancieri di solito sono una formazione abbastanza difensiva, siete voi invece che state correndo in faccia all'avversario, quindi difficilmente avrete l'occasione di resistere contro le cariche, però magari un paio di unità per schermarvi ai fianchi può essere abbastanza interessante. Avete poi il reggimento della fama qua degli Icehorn Marauders, caratteristiche migliorate, soprattutto sono immuni alla psicologia, quindi dovrebbero resistere un pochino di più sulla fronte se ci sono dei grossi e mostri grossi, brutti e cattivi. Vi faccio però notare comunque sono truppe più offensive che difensive, 34 di attacco i predoni normali e 28 di difesa con pochissima armatura, quindi diciamo rischiate di subire dei danni piuttosto pesanti. Avete poi i berserker che massimizzano la natura stessa del predone, sono abbastanza veloci, 37 di velocità, sono un pochino più veloci delle fanterie normali, pochissima armatura, 24 di difesa non è tantissimo, però 40 di attacco, 52 di forza dell'arma con bonus contro la fanteria di 5 se ricordo bene, attenzione pochi danni penetranti e 33 di carica, significa che faranno a pezzi le fanterie leggere dell'avversario. Come se non bastasse sono anche furiose, quindi finché sono in furia sono immune a psicologia, ma sono immune a psicologia lo stesso per i fatti loro, e poi hanno questa abilità Berserker che è la versione potenziata di Rage, quindi dopo 30 secondi acquistano più 22 di resistenza fisica, quindi diventano più difficili da abbattere, dopo altri 30 secondi ci aggiungete anche 13 di attacco corpo a corpo e alla fine dopo altri 30 secondi impazziscono completamente e ne perdete il controllo. Però vi assicuro che se una truppa resiste più di 90 secondi, più di 30 secondi contro i berserker, anzi è già un bel risultato. Soffrono un po' le fanterie pesantemente corazzate, sono un po' la loro nemesi, cose tipo grandi spade, maestri di spada o anche stessi leoni bianchi, insomma tutte le unità un po' corazzate i berserker le aprono un po' più difficilmente, a volte non le aprono proprio, però provare a resistere a un assalto di berserker con delle truppe di linea, con le classiche milizie di tier basso è quasi impossibile, questi ragazzi li faranno a pezzi in 30 secondi e si apriranno la strada verso le artiglierie o i tiratori dell'avversario. Avete poi i Brutes of the Hound che sono il reggimento della fama, caratteristiche migliori, stesse cose, soprattutto loro sono pure irriducibili, quindi
diciamo, continueranno a picchiare finché non verranno fatti a pezzi. Avete poi i predoni campioni. Allora, questi sono, diciamo, più difensivi che offensivi. Buona armatura, scudo, 50 tè di difesa corpo a corpo con tanto bonus di forza dell'arma, 39, non hanno nessun bonus specifico, però sono un po' più grindosi. Diciamo che in campagna potrebbe avere senso, faranno la stessa cosa dei vostri predoni, ma molto meglio. In multiplayer inizia a essere un investimento da tenere in considerazione. Qua 1000 punti sono tanti, vorrete salvare qualche moneta d'oro per i vostri bestioni, per i vostri mammut, per il vostro assalto spaventoso con tutti i troll, fimire, eccetera, della fazione, quindi vedete un po'. Non mi piacciono moltissimo invece i predoni, i campioni con grandi armi, perdono lo scudo, quindi sono vulnerabili al tiro nemico, 1100 sono anche un bel bersaglio per l'avversario, insomma, per quello che costano non fanno tantissimo, ecco. Io vi consiglio piuttosto un assalto con un paio di predoni campioni, magari mischiati a qualche predone normale, così da avere un po' di numero, un po' di massa e qualche truppa più d'elite. Ci metto a questo punto, visto che parliamo di fanteria, anche quella da tiro. Ne avete di due qualità differenti, pochissima gittata, come già dicevamo in precedenza. Quelli con i predoni cacciatori con le asce da lancio hanno un bel danno proiettile di 38 con un sacco di danni penetranti, sparano anche velocemente, quindi 22 danni penetranti più 6 di base sono 28 a ogni salva, però ricaricano, sparano ogni 7,2 secondi, quindi il danno è calcolato in 10. Tra l'altro hanno anche la rottura dello scudo, quindi quando ha sparato un'unità che si può difendere, questa userà gli scudi un po' meno efficacemente. Hanno poche munizioni, combattono bene paradossalmente in corpo a corpo con 36 di attacco, quindi si difendono bene contro mastini e altri schermagliatori, però ecco, hanno un po' una gittata bassa, poche munizioni, hanno questo anche carambola di tiro un po' bizzarra, quindi non si vedono moltissimo. Avete invece i predoni cacciatori con giavellotto, questi combattono un po' meno bene, ma sono comunque decenti, fanno meno danni, scusate, hanno più danni generali, 18 di base e 7 penetranti, molto meno danni penetranti, sparano 7 e sempre a 7,2 secondi, però hanno un bel bonus contro i bersagli grandi, quindi questi li usate davvero per andare a caccia dei mostri nemici. Hanno un pochino più gittata, hanno però una carambola di tiro un po' più efficace, quindi sarà più semplice metterli dietro i vostri uomini e usare in questa maniera il tiro per colpire dove dovete, abbattere soprattutto i grossi bestioni dell'avversario. E se parliamo di bestioni, non possiamo dimenticare l'impressionante, spaventosissimo bestiario della Norsca. Ed eccoci qua, praticamente lo zoo del grande freddo. Avete una marea, un arcobaleno di mostri, di zanne, clave, artigli, insomma, chi più ne ha più ne metta. Potete veramente usare qualsiasi mostruosità concepita dagli dei oscuri e dal terribile mondo creato dalla Games Workshop per portare morte e distruzione contro i vostri avversari. In questo caso ci ho messo anche i carri perché la maggior parte di queste fanterie mostruose serve proprio per andare a sfondare la Frontrend ancora più velocemente. Allora, diamo un'occhiata più nello specifico. Avete un paio di carretti che sono sempre molto carini, quelli dei predoni costano relativamente poco, solo 750, come tutti i carri hanno buona armatura, tantissimo bonus di carica, una buona forza dell'arma con questo simpatico bonus contro la fanteria che va un po' a, diciamo, compensare per delle caratteristiche relativamente basse. Potete pagare l'upgrade per portare invece i carretti trainati dai lupi della Nosca, questi combattono ancora meglio, sono più veloci, 78 quelli normali, 95 quelli dei lupi, sono un po' meno corazzati, ma non di tanto, 90 contro 85, però avete delle caratteristiche migliorate, ci portate dietro anche questa simpatica meccanica che è Frostbite, morso di ghiaccio che rallenta l'avversario, quindi può essere abbastanza interessante. Avete 12 giavellotti penetranti che fanno anche discretamente male, come al solito sono carri, quindi li usate per sostenere l'assalto della vostra fanteria, mirate un avversario, caricate appena sfondate le linee, non rimanete fermi in combattimento, non fatevi bloccare assolutamente. Continuate a scorrazzare, girate come dei pazzi, seminate morte e distruzione. Attenzione, la stessa cosa dovete farla con i vostri mammut. Lo ridirò, ma i mammut dovete considerare, come dice il buon Ronin che mi ha dato una mano a fare questo video, dovete considerarli come dei super mega gigacarri. Avete poi i troll, come al solito, la versione normale
E nella versione della Nosca quelli normali combattono un po' meno bene, 34, 32, 100 di forza all'arma, 38, 32, 120 per quelle della Nosca, che sono anche più corazzati e hanno più bonus di carica. Il loro problema, come al solito, rimane la disciplina. Sono molto molto vigliacchi, quindi è facile che a un certo punto piglino e se ne vadano dal corpo a corpo, però tutto sommato a voi la cosa va abbastanza bene perché hanno rigenerazione, quindi mentre fuggono tornano un pochino più a riprendersi un po' di punti vita, quindi scappano momentaneamente, poi rischiano di tornare più sani di prima. Avete poi la Manticora, che costa molto poco, 800 petecchioni d'oro, ed è causa terrore. Questo è un mostro classico, ce l'hanno un sacco di eserciti, si vede spessissimo, non è velocissima, combatte abbastanza bene, ma questo terrore che vi può mandare, vi può rompere, insomma sbloccare un combattimento che sta mandando in stallo, è spesso impagabile. Vi faccio solo notare che la possibilità di fare un bel troll rush con la Nosca c'è, potete anche prendere i semplici troll, costano un pochino di più rispetto ai vostri berserker. La differenza qual è? In Nosca i troll sono un po' più adatti, hanno più massa, picchiano più forte, hanno più forza dell'arma, però sono molto 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 vulnerabili sia al tiro che ai lancieri. I predoni berserker sono eccezionali nel fare a pezzi i lancieri, essendo dei bersagli un pochino più piccoli, sono anche più numerosi, sono anche un po' meno vulnerabili al tiro. Sapete, cercate di capire voi, cercate di vedere che cosa può schierare il vostro avversario. Il rush di troll può essere un pochino più rischioso, magari portate un paio di predoni tanto per farli combattere assieme, però diciamo che insomma sono due unità che fanno due cose simili ma non esattamente uguali. Avete poi dei mostri molto molto più forti, molto più cattivi dei troll, che sono i Fimir. Questi sono una razza antichissima, tra i primi benedetti dal caos. Si portano in gioco come dei bestioni particolarmente corazzate, 110 di armatura, quindi non facile da distruggere per la maggior parte delle lance normali, molto più disciplinati, con 70 di leadership, molto ma sempre relativo, 70 non è tantissimo. Nella versione normale da 1300 petecchioni d'oro hanno 34 di attacco, 42 di difesa, attacchi magici, spaccano l'armatura togliendo 30 di armatura al nemico, quindi di nuovo aiutano i vostri berserker, i vostri predoni a combattere molto meglio se li impegnate nello stesso combattimento, sfruttate queste sinergie, e hanno dei bei danni penetranti. Hanno tanta massa, quindi difenderanno bene il vostro magari Monmouth da un assalto di cavalleria o di draghi. Potete portare il reggimento della fama, i camminatori della nebbia, che sono come al solito profilo migliorato, ma inoltre hanno stalk, quindi arrivano invisibili al nemico che non potrà bersagliarli prima con le armi da tiro, e come tutti i Fimir si portano sempre dietro questo dalla nebbia, quindi hanno anche un bel po' di resistenza al tiro. Sono particolarmente difficili da abbattere, sono delle truppe specializzate molto molto forti, molto adatte ad ammazzare mostri corazzati, altrimenti il vostro avversario probabilmente proverà a sfruttare il fatto che non siano disciplinatissimi per mandarli in rotta ed inseguirli. Avete la versione con grandi armi, che è interessante, combattete un po' meno bene se volete sul piano puro qua delle caratteristiche, vedete 28-38 ma avete più forza dell'arma 95, i Fimir normali sono 34-42, ma avete questo bonus contro i bersagli grandi con danni penetranti che è impagabile. Perché? Perché le altre unità, lancieri e pelle lupo che adesso vedremo, non hanno danni penetranti nonostante abbiano il bonus contro i bersagli grandi, quindi questi sono fatti apposta per ammazzare, massacrare cavallerie pesanti e draghi, che sono cose che spesso si portano proprio contro Nosca, sono abbastanza utili, quindi insomma un'unità almeno potrebbe essere interessante, se la cavano comunque più che bene anche contro la fanteria. Se non volete i Fimir, o se cercate qualche alternativa un po' più mobile, avete qua i vostri pelle lupo. Vi ricordo che c'è anche l'eroe pelle lupo che può andare insieme a questi simpatici bestioncini. Allora, la Nosca non ha una cavalleria pesante propriamente detta, i pelle lupo però possono essere usati come una cavalleria d'urto, sono molto veloci, 75, sono più veloci dei cavalieri imperiali, sono veloci quanto i cavalieri bretoniani, hanno delle buone caratteristiche di attacco, 32 e 28, quindi di nuovo in linea con la maggior parte delle cavallerie che costano più o meno lo stesso prezzo, hanno tanta forza dell'arma, 60, hanno un po' meno di forza di bonus di carica rispetto alle fanterie e alle cavallerie normali, però hanno anche un bel bonus gigantesco di 30 contro i bersagli grandi. Qual è un po' il loro limite? È nella scarsa armatura, sono praticamente nudi, hanno solo 15, e nella bassa penetrazione dell'armatura, quindi di solito se vi aspettate un esercito con tanta cavalleria, portare i pelle lupo e farli accompagnare da un maghetto
del metallo per abbassare le armature del nemico può essere una buona cosa. Potete sfruttare esattamente come fate con le cavallerie il cycle charging per distruggere le fanterie corazzate dell'avversario, quindi finché non combattono lancio o alabarde pesantemente corazzate, gli skinwolf possono fare dei bei danni. Anche in quel caso, se avete pulito tutto il resto e rimangono soltanto le classiche guardie nere o guardie della fenice super corazzate con alabarda, caricatele, bloccatele su fronte con i vostri predoni, con i vostri berserker, e caricatele alle spalle con i pelle lupo. Avete la versione corazzata che però secondo me per il costo non è fantastica, sinceramente. Avete lo stesso attacco ma perdete un po' di velocità per guadagnare parecchia più armatura, ma costano anche molto molto di più. Secondo me non vale la pena. Vi faccio comunque notare che hanno anche furia, quindi finché la furia è attiva sono immune alla psicologia e combattono meglio. A me piacciono più quelli normali. Questi corazzati possono avere senso in qualche matchup, ma allora piuttosto tanto vale risparmiare qualche punto in più e vantare il reggimento della fama. Questi sono corazzati, sono un po' più lenti di quelli da 950, ma picchiano molto meglio e soprattutto hanno danni penetranti, quindi riuscirete finalmente a fare dei bei danni sulla cavalleria pesante. Come tutti i pelle lupo hanno anche una bella resistenza fisica del 20%, che insomma mitiga il fatto che siano relativamente nudi. Io lo so a questo punto che voi siete venuti qua per la ciccia, per i grossi mostroni, quindi io adesso vi parto a vedere. Prendiamo assieme, andiamo nelle gabbie dello zoo dei Norsemanni e andiamo a vedere la vera e propria furia bestiale che si scatena dalle lande del nord. Ed eccoci qua, voi siete venuti proprio per queste zanne e pelo che vi avevo fatto, vi avevo promesso all'inizio, e ve li mostro qua in tutta la loro selvaggia gloria. Avete il gigantone della Norsca, classico bestione che picchia, scusate, che picchia come un fabbro, però è particolarmente lento e non è molto corazzato, disciplinatissimo, tanta forza all'arma, 600, ce n'ha più di un mammut se volete, e anche quasi 10.000 punti vita, però questa poca armatura, il fatto che sia lento, significa che qualsiasi deficiente con un arco può abbatterlo abbastanza facilmente. Avete poi il mammut ferale, questo è più veloce, 56, mantiene la stessa armatura, qualche punticino di vita in più, vedete 276, anche se picchia un po' meno bene. È una bestia selvaggia, quindi rischia di andare in, diciamo, fuori dal vostro controllo se subisce qualche danno in più, però l'assalto con doppio mammut ferale è abbastanza simpatico, contro certi eserciti con poca disciplina può portare sufficientemente uno sconvolgimento sulle linee nemiche, mandare a rotto un sacco di cose, insomma è abbastanza bellino. Abbiamo in una posizione abbastanza strana anche il Wyrm del Ghiaccio, che è praticamente un drago con delle buone caratteristiche. È un volante con 90 di velocità, buona corazza, buone caratteristiche di attacco, difesa corpo a corpo, buona forza dell'arma. C'ha il soffio, già anche gli attacchi magici, Frostbite per rallentare l'avversario. Insomma, sulla carta è abbastanza buono, però non riesce a rendere. Saranno le animazioni, saranno che ci sono altre cose più potenti che potete mettere. Il Wyrm del Ghiaccio non è fantastico. Un assalto con doppio Wyrm potrebbe essere interessante, potete magari utilizzarlo per andare a dare la caccia con qualcosa, non lo so, Wulfric su Mammut, però diventa costosetto. Wulfric su Mammut con la sua spada di Thorgal, potete usare cacciatore di campioni per bloccare l'avversario, rallentarlo ancora con il Wyrm del Ghiaccio e massacrarlo con i vostri mostri, però diventa abbastanza costosetto. E poi qua avete la triade dei Mammut da guerra, avete quello normale che ha anche 200 munizioni dei tipi di sopra che sparano dei giavellotti con bonus contro i bersagli grandi, per il resto è un 34-30 classico Mammut che abbiamo già visto con un bel bonus contro la fanteria. Avete per lo stesso prezzo il Mammut con l'altare da guerra che ha le stesse caratteristiche di corpo a corpo ma perde i giavellotti non sempre utilissimi per avere queste due simpatiche abilità, quindi favore dei poteri ruinosi per aumentare la disciplina dei vostri uomini, li renderà un po' più capaci di combattere a lungo. E soprattutto mano giver of glory, mano della gloria, con chi dà la gloria a qualcheduno, per aumentare l'attacco corpo a corpo e la disciplina di un vostro bersaglio. Quindi lo potete lanciare su un alleato a 60 metri, dura 29 secondi, avete 3 utilizzi gratuiti, date anche attacchi di fuoco. Questo può essere simpatico se avete magari un qualche mostro, un qualche lord, un qualche combattimento importante. E poi avete il più potente di tutti i vostri mammut, che è The Soul Crusher, lo stracciani. Me lo schiaccianime. Questo è un bestione particolarmente impressionante, combatte ancora meglio dei mammut normali, come al solito ha i giavellotti pure questi potenziati, buona armatura, buon tutto, e in più ha questa simpatica abilità che è Enrage, che è praticamente una protezione, lo potete usare, si ricarica 90 secondi, lo utilizzate tutte le volte che potete, vi dura 22 secondi, questo più 44% di resistenza e danni significa che per 22 secondi subirete quasi la metà dei danni, quindi è essenziale per resistere all'arco
all'alpha strike del nemico, all'attacco combinato, oppure una salva di tiro particolarmente ben riuscita. Insomma, un mostro molto molto potente. Allora, qual è un po' il problema di Norsk? Diciamo, ha una delle tattiche abbastanza ovvie. Spesso l'avversario tenderà, visto che non è possibile resistere in molti casi all'assalto frontale della Norsk, specie se questo assalto è condotto da predoni, poi c'è il doppio pendolo con Wulfric e il mago dell'ombra, ci sono i mostri, insomma è abbastanza spesso è impossibile resistere a questo assalto a piè fermo. Quello che si può fare è sparare, ma se la Norsk è abbastanza abile ad andare direttamente sui tiratori, cioè non andrei ad affrontare la Norsk con la classica pike and shot, lancieri e archibugi, quello che si può fare è portare schermagliatori. Quello che è il macello della Norsk sono cose come non lo so, le staffette imperiali che si muovono velocemente, hanno danni penetranti, possono gironzolare attorno alla Norsk e fare a pezzi tutto ciò che gli si muove di fronte senza essere catturate, oppure i, non lo so, gli uomini ombra o i guerrieri ombra degli elfi anni, le ombre degli elfi oscuri, i guardiavie degli elfi silvani, insomma tutto ciò che può sparare a distanza, fare tanti danni e stare sempre un pelo fuori dalla portata della Norsk. Ed è per questo che gli eroi mai abbastanza cantati della Norsk sono proprio gli schermagliatori. Questi sono il cuore in realtà della vostra strategia. Dovete sempre portarvi un paio di predoni a cavallo quando avete di tre tipi, quelli normali che sono abbastanza cheap, hanno però buon danno proiettili, 16 munizioni e 80 di gettato, oppure potete portare quelli con le asce da lancio, avete meno munizioni, sacrificate munizioni portata per avere più danni penetranti, o se volete investire un pochino di più potete portare gli Horse Master che hanno più gettata, più munizioni e tanti danni, anche se pochi danni penetranti, sono tutti abbastanza veloci. E poi i vostri lupetti maledetti qua, i lupi del ghiaccio della Norsk, i mastini della Norsk e il reggimento della fama. Perché? Perché il vostro avversario proverà a girarvi attorno, danzarvi a qualche metro senza farvi usare le vostre incredibili unità da corpo a corpo, quindi sparerà, si sposterà, continuerà a sparare. Dovete avere qualche cosa per rallentarlo, bloccarlo, fargli sprecare colpi, fare danni a vostra volta. Quindi i predoni a cavallo sono un ottimo, un buon antischermaglia. Se l'avversario non ha portato gli schermagliatori potete schermagliare a vostra volta. Avete poi i mastini, tutte e tre le unità, a seconda di quello che vi potete aspettare. Questi, se vi aspettate tanti assalti di cavallo cavalleria pesante, possono essere utili con le asce da lancio. E poi soprattutto i mastini. I mastini funzionano benissimo in tandem, in combinazione con i pelle lupo. Allora, i pelle lupo, come vi dicevano, poca armatura, poca difesa, quindi se subiscono la carica di una cavalleria pesante rischiano di avere dei bei danni mostruosi. Mettete davanti i vostri mastini da guerra, fate sì che siano i vostri cagnolini ad assorbire la carica, a subire qualche perdita, e poi controcaricate con i mastini, con i pelle lupo. Avete altrimenti i mastini della Norsk che costano un pochino di più ma sono velocissimi, tutti sono velocissimi, questi hanno 95 di velocità e hanno frostbite, quindi rallentano 36% di velocità in meno l'avversario. Potete provare ad afferrare un'unità di arcieri o di cavalieri, di tiratori a cavallo, e poi raggiungerli con i pelle lupo. I pelle lupo hanno anti-large, non hanno danni penetranti ma sono fatti apposta per distruggere le cavallerie leggere. Se avete ancora problemi, avete anche le bestie di Tashnar, queste hanno pure furia, quindi finché la furia resiste combattono decisamente bene, hanno 42, 34 più 8 della furia di bond di attacco corpo a corpo, e poi hanno anche un bel bonus contro i bersagli grandi. Quindi queste unità, le bestie di Tashnar, se riescono ad acciuffare, e con 95 di velocità dovrebbero farcela, un'unità di cavalleria leggera dovrebbero farla a pezzi. Insomma, preparate, giocate con attenzione la schermaglia iniziale, perché dovete assolutamente togliere quelle unità veloci e pericolose del vostro avversario. Poi potete usare i mastini, potete usare i pendoli, potete usare Seafang, insomma avete un sacco di alternative per invece andare a distruggere le unità dei tiratori fisse, quindi archibugi, balestrieri, cacciatori, cannoni, tutte queste cose qua le dovreste massacrare velocemente. Però gestire bene la schermaglia deve essere una delle vostre priorità. Allora, a questo punto guardiamo un po' quali sono i match favorevoli e sfavorevoli per la Norsk. Io mi sono consultato, come vi dicevo, con questo giocatore molto molto bravo che è Ronin, che usa particolarmente bene la Norsk, il Norsemanni, per chiedere qualche consiglio. Consideriamo come dei match favorevoli sicuramente quello contro gli alti elfi,
Devono sfruttare gli arcieri, ma è difficile sfruttare gli arcieri contro la Nosca, che può sfondare la linea velocissimo oppure assaltare direttamente i fianchi. Quindi un bel match per i nostri amici norsemanni. Bretonnia ha difficoltà a gestire i grossi mostri come mammut, quindi di nuovo un bel match per i nostri normanni. E gli Skaven, che si trovano un esercito velocissimo capace di arrivargli in bocca in 30 secondi, pieno di berserker, pieno di cose che fanno terrore, e non riescono a difendere spesso a molto lunghi i loro tiratori, quindi non riescono a fare dei danni molto sostanziosi e alla fine vengono travolti. Contro gli altri elfi abbiamo delle opinioni differenti. Secondo Ronin, che probabilmente ha più ragione del sottoscritto, sono dei bei match, sono dei brutti match sia contro gli elfi silvani che contro gli elfi oscuri. Io invece porto Nosca abbastanza volentieri contro gli elfi oscuri. Di nuovo, gli elfi oscuri hanno un buon kite con tutti i cavalieri oscuri a cavallo con le balestre, però non hanno una gettata fantastica, quindi non hanno cavallerie d'urto come l'impero, ad esempio, non hanno cavallerie veloci come gli elfi silvani, quindi potrebbe anche essere abbastanza facile gestire quel comparto. Sicuramente sono dei matchup da evitare. I nani, perché la fanteria pesante resisterà benissimo al vostro urto, sia che voi portiate i berserker, sia che voi assaltiate con qualche bestione, troll, mammut, eccetera. Poi è un casino di cannoni, tiratori, archibugi soprattutto, scusate, più che cannoni, quindi faranno a pezzi i vostri bestioni. Stessa cosa si può dire parzialmente sulla costa dei vampiri. Di nuovo qua opinioni contrastanti. Secondo Ronin è più gestibile, secondo me è abbastanza difficile, perché come già succede per i minatori con le cariche esplosive, le bombe a mano della costa faranno a pezzi le vostre fanterie leggere. Contro i conti vampiro è un match insidioso. Probabilmente il vantaggio ce l'hanno i conti vampiro, che tra mostri, cure, ottime fanterie, terrore, terrorgeist possono mettervi in difficoltà. Però fatemi sapere, dipende anche tantissimo dal vostro stile di gioco. Magari se avete voglia ditemi quali match affrontate volentieri giocando con Nosco, con che, o che cosa usate per affrontare la Nosca. A questo punto, da Ronin, da Von Arcadius e dal Vecchio Mondo è tutto. Torneremo a sentirci molto presto con qualche lista carina da portare con i Norsemanni e soprattutto sui campi di battaglia del Vecchio Mondo.